E chiedo alla regia di il professor Giorgi, al quale passo la parola. Grazie Bruno, mi sentite? Immagino. Metto in condivisione. Allora, intanto saluto tutti quanti, soprattutto i ragazzi e i professori che ci stanno seguendo. Io farò tre lezioni oggi. La prima è sul problema della cosiddetta attribuzione del riscaldamento globale. Da lezioni precedenti, probabilmente avrete già sentito che ci sono tantissime evidenze che il riscaldamento globale è in atto. Quello di cui oggi parlerò è, sulle cause, come facciamo a dire che questo riscaldamento è effettivamente dovuto alle, attività umane. Allora, intanto vi ricordo un attimo il concetto di effetto serra. Sicuramente ne avrete già parlato, ma fa sempre bene. Come dire, ripeterlo. Come sapete, il motore del sistema climatico terrestre è la radiazione che ci viene dal Sole. La nostra atmosfera è sostanzialmente trasparente a questa radiazione, tranne ovviamente quando ci sono le nubi, per esempio oggi a Trieste è quasi completamente trasparente. Questa radiazione solare arriva sulla superficie della Terra, la riscalda. E questa superficie, come tutti i corpi, deve avere dei meccanismi di raffreddamento, altrimenti si riscalderebbe sempre. Uno di questi meccanismi è l'emissione di radiazione infrarossa. Radiazione infrarossa, quindi, ha lunghezze d'onda maggiori di quella visibile, che è la radiazione solare, che se non ci fosse l'atmosfera fuggirebbe nello spazio e la nostra superficie sarebbe sui 30 gradi, 30-35 gradi più bassa, quindi non particolarmente favorevole per lo sviluppo della vita. Però l'atmosfera c'è e in questa atmosfera ci sono, come avete sentito nella lezione precedente, dei gas chiamati gas serra che hanno la proprietà di assorbire questa radiazione infrarossa che altrimenti fuggirebbe nello spazio, almeno di assorbirla parzialmente. Anche questi gas si devono raffreddare, quindi la riemettono sempre in forma di radiazione infrarossa, però in tutte le direzioni, quindi sia verso lo spazio che verso la superficie. Quindi la radiazione torna verso la superficie, riscalda la superficie e riscalda anche l'atmosfera. Questo è l'effetto serra che tiene l'atmosfera alle temperature che oggi conosciamo e non è nulla di particolarmente nuovo, già è un effetto che si conosceva alla fine del XIX secolo. E avete visto sicuramente anche questa curva, che è l'aumento di anidride carbonica, e qui a destra, se segue il cursore, anidride carbonica e metano negli ultimi 10.000 anni. Vedete che le quantità di questi gas sono state sostanzialmente costanti per tutta la durata dell'Olocene, quindi dell'ultimo periodo caldo, e poi all'improvviso abbiamo questo aumento. E come avete già sentito, oggi sappiamo che questo è sicuramente dovuto ad attività umane, in particolare l'anidride carbonica, che è un prodotto della combustione, è dovuto all'uso di combustibili fossili, il metano, che è un prodotto della digestione, questi sono i due gas serra più importanti. Attribuito soprattutto a allevamenti intensivi, quindi a cosiddette attività umane. E poi avrete sicuramente visto anche questa curva, che è la curva del riscaldamento globale. Non la commento troppo perché immagino che sia già stato fatto, ma diciamo che una curva che viene fatta mettendo insieme dati da centinaia di migliaia di stazioni meteo e ci dice che dall'inizio del XX secolo le temperature sono aumentate a livello globale di circa un grado e qualcosa. Mi sembra il dato ufficiale fino a un paio di anni fa era 1,1. Quest'anno uscirà un update di questo numero. Incidentalmente il 2020 per chi magari pensasse che, data la pandemia, siamo fuori dalla crisi climatica,
Questo non è vero perché il 2020 è stato l'anno insieme con il 2016 all'interno della incertezza di queste stime è stato l'anno più caldo da quando si prende il record storico. Quindi abbiamo questo andamento dei gas serra e questo andamento della temperatura che sono consistenti uno con l'altro, però dobbiamo farci la domanda: e questo andamento che sta producendo questo riscaldamento? Questo è il problema dell'attribuzione. Questo è lo stesso dato per l'Italia che ci dice che in Italia le temperature sono salite di circa 2 gradi. Quindi il riscaldamento è sostanzialmente inequivocabile, questa è la conclusione dell'organismo internazionale di cui ho fatto parte per molti anni. Dobbiamo vedere che cosa lo sta causando. Cioè le due curve, l'aumento di gas serra di origine antropica e l'aumento di temperatura, sono legate da una relazione di causa ed effetto o no? Questo è il cosiddetto problema dell'attribuzione, un problema molto difficile in realtà. La comunità scientifica ha lavorato su questo problema per decine di anni e solo diciamo negli ultimi 10-15 anni si è riuscito ad avere delle conclusioni solide e robuste. Allora, come si affronta questo problema dell'attribuzione? Il clima della Terra può variare per vari fattori, in particolare tre in linea generale. Il primo è il fattore che noi chiamiamo, il fattore che noi chiamiamo antropico, cioè il fattore dovuto ad attività umane. Questo include appunto l'aumento dei gas serra, ma include altri fenomeni, come per esempio l'inquinamento. L'inquinamento, soprattutto il particolato atmosferico, tende a riflettere la radiazione solare o anche ad assorbirla a seconda della composizione chimica del particolato e quindi può o raffreddare o riscaldare il sistema climatico, è un altro fattore antropico. È un fattore molto importante a livello regionale e locale, non tanto a livello globale. Però insomma il segnale del particolato atmosferico in alcune regioni del mondo si vede. Un altro è l'uso del territorio. Se cambiamo la superficie, diciamo le caratteristiche della superficie della Terra, per esempio con la deforestazione o con l'urbanizzazione, si cambia il bilancio energetico in superficie e quindi si può riscaldare, raffreddare o addirittura cambiare climi regionali. Anche questo è un fenomeno che a livello globale non ha un grandissimo impatto, però a livello regionale può essere molto importante. Quindi quando si parla di fattori antropici a livello globale, sostanzialmente si parla di gas serra, come dicevamo, combustibili fossili e allevamenti intensivi. Esistono poi però dei fattori naturali, fattori esterni naturali che possono far cambiare il clima, fattori considerati esterni, per esempio l'attività vulcanica. Quando ci sono grandi vulcani, questi possono emettere in atmosfera delle grandi quantità di particolato che può raggiungere la stratosfera e riflettere la luce solare e provocare un raffreddamento del clima. Questo in passato è successo anche durante il periodo storico, il vulcano del Chichon, Tambora e così via. Un altro fattore importante è il fatto che la radiazione che ci viene dal Sole non è costante. C'era anche una domanda fra quelle che mi sono pervenute. Il Sole, la superficie del Sole è in continua, come dire, ebollizione, in continuo movimento, quindi la radiazione che ci proviene dal Sole non è costante, ma ha una variabilità. Non è una grande variabilità, però è sufficiente possibilmente a cambiare il bilancio energetico del clima e quindi anche a variare la temperatura. Questi sono i fattori naturali esterni. E poi il clima, come avrete sicuramente sentito in altre lezioni, è un sistema molto complesso, molto non lineare, cosiddetto caotico, e quindi ha una sua variabilità naturale. Quindi è del tutto possibile che il riscaldamento a cui stiamo assistendo sia semplicemente effetto della variabilità interna del sistema climatico. Quindi quello che faremo è analizzare questi tre meccanismi: fattori esterni umani, fattori esterni naturali, sole, attività vulcanica e variabilità interna naturale del clima e vedere quale di questi riesce a spiegare il riscaldamento che stiamo osservando.
Allora, per affrontare questo problema, in genere si usano i cosiddetti modelli climatici, che è quello su cui ho lavorato per gran parte della mia carriera. Allora, purtroppo non ho il tempo di spiegare esattamente che cos'è un modello climatico. Sostanzialmente, quando noi vogliamo sapere come si evolvono le caratteristiche del clima, i venti, temperatura, precipitazione e così via, questo può essere descritto tramite delle equazioni molto fondamentali della fisica, conservazione della quantità di moto, conservazione della massa, conservazione dell'energia e così via. Nonostante siano equazioni fondamentali, diciamo, quando applicate al sistema climatico non si riescono a risolvere in maniera analitica, in maniera precisa, perché sono non lineari e sono molto complesse. Allora bisogna approssimarle numericamente. Sostanzialmente si divide la Terra, l'atmosfera, gli oceani e così via in un reticolato regolare. Le derivate si approssimano con delle differenze finite e in questo modo è possibile integrare queste equazioni e quindi sapere come si evolverà il vento, temperatura, vapor d'acqua e così via, numericamente. Per fare questo, questi oggetti sono oggetti estremamente complessi e ve lo farò vedere fra un attimo, bisogna usare i calcolatori più potenti che ci sono oggi al mondo. Noi, per esempio, per girare il nostro modello climatico dobbiamo usare un calcolatore molto potente che si trova in un centro a Bologna. L'altra cosa che volevo farvi capire è che un modello climatico ormai non è più semplicemente un modello di atmosfera che ci dice se piove, non piove, fa caldo, fa freddo, eccetera, ma, come dicevo, un modello che cerca di rappresentare tutto il sistema terrestre. E come avete visto anche dalla presentazione, dalla lezione precedente, il sistema terrestre è molto complesso perché include l'atmosfera, include gli oceani, ma anche bisogna mettere dentro la biosfera, l'evoluzione dei ghiacci, la composizione chimica dell'atmosfera, l'attività vulcanica e, da quando è iniziato il cosiddetto antropocene, anche l'effetto degli umani. Quindi vedete che un modello climatico è un oggetto scientifico estremamente complesso, molto affascinante per chi volesse entrare in questo tipo di ricerca. Ci sono ancora tante frontiere che bisogna raggiungere, però insomma bisogna rendersi conto che stiamo lavorando con degli oggetti molto, molto complessi che a volte possono rispondere in maniera che non si riesce a capire molto bene. Ma nella prossima slide vi faccio vedere il raffronto fra un'immagine da satellite di Nubi e la produzione di quello che esce fuori da un modello climatico. E, vabbè, qui c'è scritto che è il modello, ma se io avessi proiettato questo su una sfera, sarebbe probabilmente stato difficile dire qual è il dato da satellite e qual è il modello. Questo per dire che i modelli odierni sicuramente hanno ancora dei problemi, delle problematiche, non sono perfetti, ma riescono a riprodurre il comportamento del sistema climatico terrestre abbastanza bene, almeno nelle sue forme e nei suoi aspetti fondamentali. Allora, detto questo, come si fa a diciamo, intanto cominciamo a comparare due delle tre possibili cause del riscaldamento, cioè fattori esterni antropogenici, sostanzialmente aumento dei gas serra, fattori esterni naturali, sostanzialmente attività vulcanica e variazione della radiazione solare. Allora, si fa semplicemente questo. Si prendono questi fattori esterni, si mettono dentro i modelli climatici e cerchiamo di vedere quali, sempre basandoci sulle riproduzioni del clima storico fatte dai modelli, cerchiamo di capire quali di questi fattori ci consente, tramite i modelli, di riprodurre l'andamento delle temperature che ho osservato, che vedete qui. Va bene?
Chiarisco subito quello che intendo dire con questa figura, che sembra complessa, ma in realtà non lo è. Allora, vedete qui due pannelli. Cominciamo con questo pannello qui. Quello che vedete qui sono delle simulazioni di anomalie di temperature, bene, rispetto a un periodo di riferimento, che in genere viene preso verso la fine del XX secolo, dal 1860, più o meno dall'inizio dell'era industriale, al 2000, in questo caso il 2013, quindi non include gli ultimi anni che incidentalmente sono stati molto caldi. E qui vedete due tipi di curve. Una è questa curva nera. Questa curva nera è praticamente la stessa di quella che vi ho fatto vedere all'inizio, la curva dell'andamento delle temperature osservato. Questo è quello che noi vogliamo riprodurre con i modelli. Va bene? Queste curve che vedete qui, queste gialle, grigie, rosse, invece, è quello che esce fuori dalle nostre simulazioni climatiche con i nostri modelli se includiamo solamente i forzanti esterni naturali, cioè se includiamo le eruzioni vulcaniche e note, che nel periodo storico sono ben note, e la variazione della radiazione solare, che può essere ricostruita tramite l'attività delle macchie solari e tramite altri indicatori atmosferici. Quello che vedete qui è che, allora, questo è quello che ci dicono i modelli quando includiamo solamente i fattori naturali. Vedete che dal 1900 al più o meno la metà del XX secolo, più o meno le osservazioni sono all'interno dell'incertezza dei modelli. Quindi, volendo, uno potrebbe dire che i fattori naturali potrebbero in un certo senso spiegare l'andamento nella prima metà del secolo. Però vedete che dalla metà del XX secolo in poi il riscaldamento, che poi è accelerato, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, diciamo così, non può essere assolutamente spiegato dai modelli. Qui sono una trentina di modelli, quindi non è solo uno, non può essere spiegato da nessun modello. Vedete che diciamo, l'andamento delle osservazioni è proprio al di fuori anche dell'incertezza dei modelli, non c'è neanche un modello che riesce a riprodurre la curva osservata. Questo perché queste qui sono le eruzioni vulcaniche che tendono a raffreddare il clima, quindi non possono spiegare il riscaldamento. Ma sostanzialmente la radiazione solare negli ultimi 50 anni è stata praticamente costante, anzi negli ultimi 20-30 anni leggermente diminuita, ma in maniera quasi impercettibile, e quindi non è la radiazione solare o variazioni nella radiazione solare che possono spiegare questo riscaldamento. Se mettiamo dentro anche l'aumento dei gas serra, la curva è questa qui, vedete che i modelli riescono a riprodurre in maniera molto fedele l'andamento delle osservazioni. Da qui possiamo quindi scartare una delle tre ipotesi che abbiamo fatto, cioè l'ipotesi dei forzanti naturali. Non è il Sole che sta producendo questo riscaldamento, perché la radiazione solare non è aumentata, quindi non c'è niente da fare, non è il Sole. È solo con l'inclusione dei forzanti antropici, quindi gas serra, ma anche aerosol atmosferici e così via, si riesce a riprodurre l'andamento delle osservazioni. Quindi abbiamo, come dire, dimostrato che una delle tre ipotesi non è lei, quindi non è il Sole, rimane la terza. Potrebbe essere che il riscaldamento che stiamo osservando sia una oscillazione naturale del sistema climatico. Allora, non si può dimostrare in maniera assoluta che questo non sia vero, perché il sistema climatico, come ho detto, è molto complesso. Però quello che possiamo fare è almeno chiederci: ma un riscaldamento come quello che stiamo vedendo adesso è mai successo in passato? Andiamo a confrontare quello che sta succedendo adesso con quello che è successo nell'ultimo periodo caldo, diciamo. L'ultima era glaciale è stata attorno ai 20.000 anni fa,
come avrete sicuramente sentito, le temperature sono salite fino attorno a 10.000 anni fa, dove è iniziato l'ultimo periodo, diciamo, interglaciale chiamato Olocene. Allora, cominciamo a confrontare quello che sta succedendo adesso con gli ultimi 2.000 anni. Allora, negli ultimi anni c'è stato un programma internazionale chiamato PAGES 2K 2000, a cui è stato chiesto ad un gruppo molto ampio di scienziati di fare delle stime di temperatura globale per gli ultimi 2000 anni, il più accurate possibile. Voi avete già sentito su come si fanno queste stime con i carotaggi di ghiaccio, ma ci sono anche tanti altri indicatori. Vedete qui quello che è uscito fuori, questo è un articolo di Nature Geoscience del 2019, vedete i risultati di questo progetto. Qui vedete stime da 7, 2, 4, 6, 7 diversi modelli, quindi vedete c'è un'incertezza abbastanza ampia che va avanti e questo è quello che sta succedendo oggi. La cosa, questo è per l'astico, ma insomma guardiamo la parte globale. La cosa che subito balza all'attenzione è che quello che sta accadendo adesso non è mai accaduto negli ultimi 2000 anni, soprattutto la rapidità del riscaldamento. Quindi stiamo assistendo effettivamente a un fenomeno molto, molto anomalo, almeno negli ultimi 2000 anni. Qui volevo anche sfatare un paio di leggende metropolitane che vanno in giro su internet, che il periodo caldo medievale fosse più caldo di oggi, 1.000 anni fa, questo è il presente, questo è 1.000 anni fa, vedete il periodo medievale è a temperature più basse di quelle di oggi anche all'interno dell'incertezza delle stime. Un'altra leggenda metropolitana è che il tempo dei Romani le temperature fossero più alte di quelle odierne perché Annibale aveva superato le Alpi con gli elefanti, anche se in realtà quasi tutti gli elefanti sono morti diassidermente in questo processo, ma insomma, vedete che anche al tempo dei Romani le temperature erano più basse di quelle di oggi. Quindi stiamo assistendo a un fenomeno che almeno negli ultimi 2000 anni non è mai successo, quindi non facilmente spiegabile come un fenomeno naturale. Però possiamo andare ovviamente anche più indietro. Andiamo indietro adesso negli ultimi 10.000 anni, anzi gli ultimi 11.500 anni. Noi siamo qui, andiamo indietro nel tempo, questa è una ricostruzione delle temperature, queste sono sempre anomalie, quando dico temperature, in tutti questi plot vedrete anomalie di temperatura rispetto ad un sistema di riferimento, ad un periodo di riferimento, che in genere è la fine del XX secolo, semplicemente perché è più comodo farle vedere in questo modo. Allora, 20.000 anni fa le temperature erano più o meno qui, molto più giù, erano dai 5-7 gradi più basse di quelle odierne a livello globale, poi sono salite. Poi 10.000 anni fa è iniziato, diciamo, il periodo, l'optimum interglaciale. Vedete che le temperature sono state molto costanti per circa 5.000 anni. Cioè, il clima è stato molto stabile, questo ha consentito alle popolazioni di diventare più stanziali, sviluppare agricoltura, città e così via. Diciamo, la nostra società, come oggi la conosciamo, ha avuto i suoi albori proprio durante questo periodo, quando il clima è stato stabile. Noi oggi siamo alla fine di questo periodo interglaciale, quindi normalmente andremo molto lentamente verso la prossima era glaciale, è quello che vedete. In questo plot che sta, diciamo, questo andamento decrescente delle temperature, e questo boom, e questo è quello che sta succedendo oggi. Quindi vedete, questo è tutto in scala, questo è quel famoso grado, un grado da meno 4 a più 6 più o meno, un grado di riscaldamento globale in 100 anni. Quello che sembrava così poco, no? Uno dice sì, ma un grado che cos'è? Un grado in 100 anni? Neanche ce ne accorgiamo, in realtà non è vero. In realtà quando uno guarda valori globali, le temperature della Terra, almeno negli ultimi 10.000 anni, sono state molto stabili. E quello che sta succedendo adesso è altamente, ma molto altamente anomalo rispetto all'andamento degli ultimi, appunto, durante l'Olocene. Questo, diciamo, non ci dice in maniera assoluta che questo andamento non possa essere un fenomeno naturale, ma sicuramente ci dice che se la probabilità
che naturalmente possiamo assistere a un fenomeno di questo tipo è estremamente bassa, perché questo è un fenomeno molto, 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 molto anomalo quando si guarda al passato. Soprattutto, ripeto, la velocità con cui questo riscaldamento sta avvenendo. Questo è tutto in scala. Questo fa sì che ci sia questa conclusione, che quindi conclude anche, diciamo, la prima parte della mia prima lezione sull'attribuzione, che la maggior parte del riscaldamento, questa, diciamo, è la conclusione dell'IPCC, di questo organismo internazionale, nel suo ultimo rapporto 2007 e 2013, che la maggior parte del riscaldamento globale non è di tutto il secolo, ma dalla metà del XX secolo in poi. Ricordate che la prima parte della curva era ancora tutto sommato all'interno della variabilità naturale. Il grande aumento di temperature è avvenuto dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche perché dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stato il boom economico, quindi l'uso di combustibili fossili è aumentato in maniera non lineare. Quindi il riscaldamento dalla seconda metà del XX secolo è molto probabilmente, quindi non si dà una certezza assoluta, perché magari chissà, stiamo assistendo ad un fenomeno naturale stranissimo, stranamente succede proprio nel momento in cui aumenta il gas serra, insomma sarebbe molto strano, ma molto probabilmente con una probabilità del 95% è dovuto all'aumento delle concentrazioni di gas serra di origine antropica. Quindi sostanzialmente stiamo assistendo non ad un fenomeno naturale, ma ad un fenomeno causato dall'uomo. Combustibili fossili e per la CO2, per l'anidride carbonica, e allevamenti intensivi per l'emissione del metano. Un altro paio di considerazioni. Primo è che questa impronta umana non si vede solo nelle temperature globali, ma si vede anche in altri aspetti del clima. Anche le temperature degli oceani si stanno aumentando a causa dell'aumento dei gas serra. Anche per esempio la temperatura sull'Italia sta aumentando per lo stesso motivo. Ed anche si cominciano a vedere come dire, delle variazioni nella circolazione generale, che sono anche quelle attribuibili al fattore umano. Soprattutto quello che sta succedendo è che le perturbazioni sembrano spostarsi verso i poli, che è consistente con quello che ci aspettiamo con il riscaldamento globale. Ultima considerazione, mi sembra che sono proprio in tempo, è che questa conclusione, dovete rendervi conto, non è stata raggiunta su due piedi. Negli anni 90, quando io ho cominciato a lavorare su queste tematiche, la comunità scientifica non avrebbe mai sottoscritto questa conclusione, perché le evidenze ancora non c'erano. Ci sono voluti anni, decenni di studi, diverse centinaia di studi, che hanno portato appunto la comunità scientifica a concludere che sì, stiamo assistendo ad un fenomeno causato dalla società umana. Il primo statement è stato, diciamo, che questa probabilità nel tempo è aumentata. Prima era del 66%, poi del 90%, nel 2007 era 90%, nel 2013 95%, quest'anno c'era il nuovo rapporto e non sarei sorpreso se questo 95% diventasse 99%, anche perché gli ultimi anni sono stati molto, molto, molto caldi. Quindi io mi fermo qui con la mia prima lezione, 10:30 precise, e lascio la parola al professor Carli. Grazie Filippo, in particolare per questa straordinaria puntualità nei tempi della lezione. Le tempistiche. E ci sono delle domande che sono venute Scusa, ecco dall'online. dallo sharing, cosa volete che faccio? Come scusa? Esco dallo sharing dello schermo, dalla condivisione, così Sei vedete. uscito? Ah, sono uscito, ok. Sei già uscito, sì. Ah, Quindi ci ok, perfetto. sono delle domande che sono venute dagli alunni della quinta C di
dell'Isis e Paolo Carcano di Como, e potrebbero in parte essere cose che, di cui tu discuterai nelle prossime lezioni o di cui tu hai già parlato, però te le propongo e dai tu la risposta. E la prima è: in futuro potrà esserci un evento più drastico di quello in atto? Diciamo che di questo ne parlerò proprio nella prossima lezione, che dipende da quale sarà il futuro, soprattutto quale sarà il futuro delle emissioni di gas serra. La possibilità che il fenomeno in atto, diciamo, diventi sempre più grave sicuramente c'è, ma dipende un po' dalle decisioni che si prenderanno. Però diciamo di questo parlerò proprio nella prossima lezione, quindi ecco, magari se il ragazzo aspetta e sente la prossima, risponderò. E la seconda è: sono state fatte delle previsioni sull'andamento futuro del riscaldamento globale? Anche questo penso anche che sia nella prossima lezione. Certo, sì, ne parlerò nella prossima. E la terza è: perché, in che modo il Sole ha ridotto la propria radiazione, la cosa di cui hai accennato durante sì, il Sole non è che abbia ridotto di tanto la propria radiazione. Diciamo, il trend negli ultimi 20-30 anni è stato di una piccolissima riduzione, diciamo praticamente piatta. Come dicevo prima, la radiazione solare non è costante. Perché? Perché la superficie del Sole è un fluido in ebollizione, quindi cambia in continuazione, ci sono macchie solari, i cicli solari non sono mai uguali uno all'altro, quindi c'è sempre una variabile, ci sono le eruzioni solari, insomma, quindi la reazione solare non è sempre la stessa che ci viene. Ha una variabilità sia appunto seguendo il ciclo delle macchie solari di 15 anni, ma anche una variabilità su scale decadali e anche secolari. Ripeto, non sono enormi queste variazioni, ma ci sono, proprio dovute alla dinamica interna del Sole. Negli ultimi 20 anni, anzi negli ultimi 50 anni, diciamo, da quando si è fatto il periodo di riferimento per questi studi, di attribuzione è stata praticamente costante, variata molto poco, e quindi non può spiegare quello che sta avvenendo. C'era una domanda che veniva dal liceo scientifico Galileo di Potenza, ma a quella ha già risposto Michela, e non ci sono altre domande che sono arrivate ieri. Chiedo alla regia di metterci in contatto con il professor Seminara, al quale chiedo se ci sono arrivate nuove domande. Sì, buongiorno. Sì, ci sono. Ci sono due. Ciao Filippo. Mi senti? Sì? Sì, sento bene. Ok, ci sono due domande. Non so, decidi tu se siano appropriate per questa lezione. La prima viene, anzi, entrambe vengono dalla professoressa Percudani Anna del IC Valle Scrivia, e che dice: ci avviamo, da quanto si capisce, comunque verso un periodo di crisi climatica e siamo in piena crisi pandemica. La storia insegna che ogni periodo di crisi comporta inevitabili aspetti negativi, ma anche aspetti positivi. Quali elementi positivi, secondo lei, potrebbero nascere dal momento storico che stiamo vivendo? La domanda numero uno per la regia. E dal momento storico, dice, contando insieme pandemia e cambiamenti climatici. Allora, chiaramente qui la risposta è un po' filosofica, se vogliamo. Ecco, secondo me ci sono vari aspetti che collegano insieme le due crisi, ma anche la soluzione alle due crisi. Prima di tutto, sia la pandemia che il riscaldamento globale ci insegnano che per risolvere queste crisi, che sono crisi globali, occorre un grosso coordinamento internazionale. Cioè, nella pandemia non basti che
scompaia dalla Nuova Zelanda o che scompaia da, non so, dall'Inghilterra o piuttosto che dall'Italia, ma serve che la pandemia scompaia dappertutto, altrimenti non andrà mai via. Lo stesso con il clima, sia gli effetti sia le cause sono dei fenomeni globali. Quindi questo ci insegna che vanno affrontati tutti insieme, vanno affrontati migliorando di molto quella che è la cooperazione internazionale, quindi non erigere muri, ma anzi abbassarli ancora di più e soprattutto avere un accordo sulle politiche da seguire. Quindi questo secondo me, un altro messaggio importante è l'importanza della scienza e di seguire l'informazione scientifica accreditata, nel senso che in tutti e due i casi diciamo le fake news piuttosto che alcune posizioni, diciamo, di sedicenti esperti, non esattamente così esperti, insomma, però creano molta confusione e invece bisogna avere fiducia nella ricerca scientifica e infatti migliorare la ricerca scientifica perché solo con la ricerca scientifica che si può risolvere questo problema. Terzo fattore che penso aiuterà è che dobbiamo capire che dobbiamo porci in maniera molto diversa rispetto al pianeta. E questo lo stiamo. Io durante il lockdown, come tanti di noi, abbiamo avuto tanto tempo per pensare. E una cosa che mi ha molto impressionato è il fatto che, se ricordate, durante il lockdown di marzo e aprile dell'anno scorso, l'inquinamento era praticamente scomparso. A Venezia si vedevano i pesci, insomma, sono stati tanti esempi. Cioè, nel momento in cui la nostra società era in ginocchio, lo stato dell'ambiente non è mai stato buono, così buono negli ultimi 70 anni. E viceversa, quando invece la società riprende, il pianeta soffre. E questa è una cosa assurda, perché il pianeta è la nostra casa, e quindi dobbiamo veramente cambiare il modo con cui noi vediamo la nostra interazione con il resto del pianeta e sentirci parte di questo pianeta, una parte integrante. Vi ho fatto vedere questa figura con tutte le palline. Uno di quei cerchi era l'antroposfera. L'antroposfera non è un fattore esterno, purtroppo anche i modelli lo considerano ancora un fattore esterno, ma l'antroposfera è una parte integrante del sistema e quindi dobbiamo cambiare il modo con cui ci poniamo verso l'ambiente. Secondo me, questo succederà, questa è una legacy, direi, positiva di queste due crisi, sperando che vengano risolte, ecco, augurandoci che vengano risolte, altrimenti siamo. Sì, se posso aggiungere solo una cosa che a me pare stimolante come riflessione per i ragazzi, è che c'è una contraddizione fondamentale di fronte alla quale noi ci troviamo, perché tutto quello che avviene, al di là degli stili di vita, poi è strettamente legato alla crescita della popolazione. Il punto fondamentale è che la nostra popolazione è cresciuta di 4 volte negli ultimi 50 anni. Quindi stiamo parlando di un passaggio da 2 miliardi di persone a 7,8 miliardi di persone oggi, con una previsione di crescita fino a 11 miliardi alla fine di questo secolo. Quindi da una parte abbiamo questo problema fondamentale e la storia dimostra che la popolazione è, diciamo, la pressione che diminuisce e cresce nei paesi in via di sviluppo. Quindi, paradossalmente, e questo che volevo mettere in evidenza, mi piacerebbe che tu commentassi questa cosa. Paradossalmente, da una parte noi dobbiamo ricercare lo sviluppo perché è l'unico processo che ci consente di arrestare la pressione demografica. Dall'altra sappiamo che lo sviluppo produce un maggiore impatto sull'ambiente. Quindi è conciliare questi due Esatto. fatti fondamentali è la grande sfida per il pianeta, a mio avviso. Cosa ne pensi di questo commento che faccio? No, io sono sicuramente d'accordo. Allora, per quanto riguarda il fattore demografico,
Io penso che la cura, insomma, chiaramente la popolazione non può crescere in maniera indiscriminata, altrimenti la terra non ce la fa. Però il modo migliore per contenere questa crescita demografica è proprio lo sviluppo. Insomma, la storia ci insegna che i paesi, più poveri sono quelli dove c'è la crescita demografica maggiore, perché in questi paesi avere anche la mortalità infantile è maggiore, insomma, sono processi socio-economici complessi. Quindi io credo che lo sviluppo, che inevitabilmente, o spero, insomma, presumibilmente avverrà anche in questi paesi, limiterà la crescita di popolazione. Basta vedere quello che sta succedendo in Cina. In Cina hanno eliminato questo, il fatto del figlio unico, eccetera, però non è che la popolazione stia esplodendo, perché insomma la Cina ormai ha un livello di vita simile a quello nostro. Quindi, l'altra riflessione è sullo sviluppo. Secondo me lo sviluppo, un'equazione che è diventata obsoleta, secondo me, è che lo sviluppo porta all'inquinamento o porta ad uno sfruttamento, come dire, non salutare delle risorse del pianeta. Secondo me questo non è più valido, nel senso che oggi abbiamo alternative. La cosiddetta green economy, o l'economia a chilometro zero, o l'economia circolare, cioè se usciamo fuori da questa, come dire, cultura dello spreco, spreco di energia, di cibo, spreco di tutto. Secondo me, lo sviluppo non deve essere fatto necessariamente a scapito delle risorse naturali, ma può essere fatto in maniera molto più, in sintonia con l'ambiente. Quindi è molto importante questo nei paesi, diciamo, più industrializzati, in Europa, anche negli Stati Uniti sta avvenendo. Ormai io penso che il movimento della green economy, che tra l'altro viene dal basso, non viene neanche imposto, viene dalle aziende, dall'economia, sta crescendo. È importante che questo avvenga anche nei paesi cosiddetti emergenti, e questo richiede una grande collaborazione internazionale, perché richiede un scambio di tecnologie cosiddette verdi, ovviamente a costi accessibili, altrimenti diventa più difficile. Ed è lì che c'è molta della discussione in queste negoziazioni internazionali. Ma io devo dire che sono moderatamente ottimista rispetto a questo, perché ormai, secondo me, questo nuovo modo di vedere l'economia e lo sviluppo sta entrando nella nostra cultura. Quindi non la vedo troppo male, mettiamola così. Bene, grazie, grazie molto. C'è una seconda domanda, sempre dalla professoressa Percudani Anna del Primo Levi di Valle Scrivia. Ci sono altri motivi, non so se ne parlerai nelle prossime lezioni, quindi decidi tu se rispondere adesso. Ci sono altri motivi, oltre la conformazione geografica, per cui il Mar Mediterraneo possa essere considerato un hotspot climatico, la domanda numero due. Sì, e ne parlerò brevemente, ne parlerò anche nella prossima lezione, ma brevemente, quindi approfitto per rispondere. Il motivo principale per cui, diciamo, il Mar Mediterraneo è, non il Mar Mediterraneo, l'area mediterranea è considerata hotspot, è il fatto che uno degli effetti del riscaldamento globale, a cui ho brevemente accennato prima, è quello di modificare la circolazione generale dei venti, in particolare di come dire, estendere verso i poli la cosiddetta cella di Hadley, cioè di spostare le perturbazioni verso i poli. Quindi perturbazioni che normalmente attraverserebbero il Mediterraneo, quindi portando temperature un po' più basse, portando più piogge e così via, si sposterebbero verso nord, farò vedere questo. E quindi questo fa sì che il Mediterraneo avrà un clima molto più caldo e arido di quello odierno. Poi, a parte la conformazione geografica, l'altra
cosa particolare dell'area del Mediterraneo è che noi siamo una zona climatica di transizione fra un clima temperato e umido a nord e un clima molto secco a sud. Per cui anche delle piccole variazioni, quando sei in zona di transizione, in realtà possono sentirsi in maniera molto, molto importante. Quindi questa hotspot è dovuta per lo più a questi effetti sulla circolazione generale dell'atmosfera, in particolare sul fatto che le perturbazioni vengono spostate più verso i poli. Comunque, ne parlerò brevemente anche nella prossima. Grazie, ci sono arrivate adesso in tempo reale altre 3 domande, quindi sarò rapido. Un'alunna del liceo Emanuele III, secondo alcuni esperti, dice l'alunna, secondo alcuni esperti nel 1920 vi è stato a causa della pandemia un miglioramento temporaneo riguardo ai cambiamenti climatici dovuto alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e allo stop dei mezzi di trasporto. L'hai menzionato, ovviamente. Come potremmo, secondo lei, Sì, renderlo vivo? volevo più che altro chiarire che il 1920 non è stato assolutamente, non c'è stato assolutamente un miglioramento nel clima, cioè le emissioni sono andate giù nel 2020 a causa dello clima. Nel 1920, dal punto di vista climatico, sono stati anni tremendi, non se ne è parlato tanto, ma abbiamo avuto delle anomalie climatiche, a parte che nel 2020, ripeto, l'anno più caldo insieme con il 2016. Ma per dirne una, abbiamo avuto la stagione di uragani nel 2020, la più intensa che ci sia mai stata. Abbiamo avuto una ondata di calore nell'estate del 2019 in Europa, simile se non addirittura peggiore di quella del 2003. E questa era spostata più a nord, quindi ha influenzato anche la Groenlandia. E nel 2019 abbiamo avuto la maggiore fusione di ghiacci della Groenlandia che si sia mai registrata dal 1948. Abbiamo avuto gli incendi in Australia. Allora, uno può dire sì, tanti incendi sono dolosi, certo, però l'estensione di questi incendi è stata sostenuta dalla peggiore ondata di calore che loro abbiano avuto negli ultimi 50 anni. Quindi, dal punto di vista climatico, il fatto che le emissioni per 6 mesi siano ridotte un pochino non ha nessun effetto. Perché? Perché i gas serra, probabilmente lo avete già sentito, hanno soprattutto la CO2, un tempo di vita molto alto in atmosfera. Quindi, quello che c'è oggi dipende dai 50 anni precorsi, è un fattore accumulativo. Se anche per 6 mesi si riducono le emissioni, io penso che non vedremo neanche questo effetto. Come dice l'alunna, professoressa, adesso mi è chiaro, alunna, questa diminuzione dovrebbe essere resa definitiva, secondo l'accordo di Parigi, per rimanere, con cui ne parlerò brevemente, tramite l'implementazione sostanzialmente della green economy. Quindi ne abbiamo già parlato un pochino, è una cosa che è possibile, richiede però tutta una serie di implementazioni di politiche energetiche e così via. Bene. Solo chiarire che dal punto di vista Sì. climatico, questi 2 anni sono stati abbastanza criticali. C'è ancora una domanda numero 7 dell'alunno Luca Sarrapochiello della classe 5E Liceo Scientifico Romita. Questo pone una domanda a cui tu hai in parte già risposto. Tutto l'aumento è dovuto all'uomo. Non possiamo sperare che sia qualche altro evento naturale, come i venti solari. Allora, come dicevo, non c'è nessuna evidenza che sia la radiazione solare che può aver causato il problema. Non è tutto l'aumento, diciamo, la maggior parte dell'aumento, cioè nella prima metà del secolo probabilmente c'è stato anche un contributo a parte la variazione naturale. Allora, questa cosa qui può essere vista in maniera negativa,
ma anche positiva. Perché come si dice, chi di speranza vive, disperato muore. Cioè non è che dobbiamo sperare che adesso il sole diminuisca la sua radiazione così ci risolve il problema, oppure che sia la biosfera a fare qualche feedback strano per salvarci. Se siamo noi a causare il problema, la buona notizia è che siamo noi che possiamo risolverlo. E quindi, ripeto, le soluzioni tecnologiche ci sono, sono soprattutto scelte politiche, culturali che vanno fatte e che io penso in qualche modo verranno fatte. Un'ultima domanda da parte degli alunni della classe 2A del liceo di Giacomo. Non so se ne parlerai Sì, nelle forse prossime. magari ne sulla corrente del Golfo, eccetera, ne parlo nella prossima, quindi so che Ok, ti vai allora. Ok. dietro e lasciamo alla prossima lezione. Allora chiudiamo per quanto riguarda le domande arrivate, possiamo chiudere. Grazie Giorgio, Filippo, e ci vediamo allora fra 8 minuti alle 11 con la tua seconda lezione. Perfetto.